quel nostro tempo che avevamo a disposizione mettiamolo per elevarci un po', per, vi dico, tornare bambini e attivare i nostri sensi. Partiamo dall'olfatto, dai profumi, perché i profumi entrano direttamente nel sangue, vanno a finire il cervello e ci cambiano subito, ci cambiano di mentalità, ci mettono più tranquilli, sereni, rilassati. Le api hanno anche queste, anche loro la stessa funzione. Io vi faccio sperimentare stamattina le api per rilassarvi, per mettervi su uno stato di tranquillità. Intanto prima dobbiamo superare la paura, che non deve esistere, perché se noi abbiamo delicatezza, leggerezza e sensibilità, possiamo aprirci a comunicare con le api. Io vi do anche i trucchi del mestiere. Chi si è messo questo unguento, che prima l'ha sperimentato, l'ha messo sulla fronte, l'ha messo attorno alla sua pelle, è diverso. È pronto a comunicare con le api, perché le api vi sentono a 3 km di distanza che avete questo profumo, che è come la loro casa. Voi siete diventati amici delle api con questo unguento. Quindi le api vengono a una certa distanza, vi sentono e voi potete comunicare con loro, vi fanno un ronzio. Non è miele che le attira, perché sul miele fanno pan, si mettono subito attaccate. Invece su questo lo sentono a distanza. Ah, tu sei un amico, sei venuto a trovarmi. È interessante. Scambiamo qualche osservazione assieme, considerazione assieme. D'accordo? Allora, chi non l'ha sperimentato, vi suggerisco subito di farlo. Lo mettete sopra la mano come prima operazione, lo spalmate, d'accordo? Dopo girate bene le mani così, lo mettete un po' sulla fronte, qua comunicate sui capelli, intanto diventate subito diversi. Non rispondo dopo cosa succede stasera, perché succedono delle cose anche strane. Si ha una sensazione diversa anche dell'altro, perché comunicate con la stessa armonia di profumo. Dopo, una volta ben massaggiato, buchetto, aerosol, chiudere gli occhi, entro in questo mondo, respiro a fondo e cerco di distinguere tutti gli aromi, gli oli essenziali che sto mettendo dentro, che sono qualcosa di magico per il mio corpo. Mi sto trasformando. Agene, se sto a vedere verità. Prego, veloce. Mettetevi in sintonia, in collegamento. Vieni qua. Non prendiamo la coscienza, che non lasciamo un po' il mondo materiale alle spalle e prendiamo un po' la via della natura, no? Questa roba non si capisce, non si conosce. E si fa fatica a comunicare con le api, scusate. Invece così voi diventerete perfetti comunicatori con le api, alla pari di grande Paolo. E guardate che lui mi ha aiutato tanto su queste iniziative, perché le chiamiamo api cultura turismo, api aromaticità turismo, per capire cos'è l'api. Pensate quanto siamo indietro. Con i bambini è facile, perché arrivano qua col pullman, arrivano in un modo, tornano a casa in un altro, io si picca su per il braghese, ma io voglio essere punto, perché queste api non mi hanno punto. Vi rendete conto, bambini, cosa fanno? Cambiare, che ci fa sentire il mondo della natura qualcosa che è vicino a noi. E fermiamoci, rallentiamo. Prendiamo dei momenti per noi, per capire chi siamo, cosa stiamo facendo, dove stiamo andando. E i bambini hanno bisogno, i ragazzini hanno bisogno soprattutto di questo. Sono disorientati. Infatti noi facciamo orientamento della loro vita, che è una vita in crescita e del futuro. Pensate quante deviazioni ci sono. Se noi torniamo alla natura e pensiamo alle leggi della natura, a quello che ci insegna la natura, troviamo una soddisfazione enorme. Io sono immerso nelle api ormai, io ho fatto varie fasi
ho una seconda vita che sto facendo con le api, per quello che ve lo trasmetto in questo modo. Leucemia acuta, mortale, 6 anni fa. Qua abbiamo trasformato le erbe in tisana, che adesso possiamo sempre fare. Chiaramente il caldo favorisce che gli oli essenziali escano. Come si apprezza una tisana? Si prende tra le mani, così, giusto? E solo aroma. Fate sempre l'aromaterapia, d'accordo? Quando vi siete saziati dell'aroma, si passa alla degustazione. A un'api in mano ho vinto la paura. I bambini che vengono qua vincono la paura dell'ape e diventano liberi dalla paura. E l'ape dice, ora siamo amici, ora possiamo comunicare tra di noi. Cos'ha in mano Emma? Ha la piuma. Avete capito tutto il significato, ce ne sono molti, molti altri aspetti di significato collegati. E ha vicino a lei cosa? Un vasetto con dentro cosa? È cera. La cera, l'unguento che voi avete sperimentato. Questi sono i due strumenti base che noi utilizziamo per fare questo passo di comunicazione con lei. Noi sviluppiamo appunto vari percorsi, soprattutto percorsi di preparazione per gli apicoltori, sviluppo, diciamo così, del settore, e sviluppiamo la pipetta didattica. Cos'è la pipetta didattica? È una disciplina collegata all'apiterapia. Sapete che l'apiterapia è una scienza importante, da noi non è ufficiale, nei paesi dell'est è più molto utilizzata. Con l'apiterapia si ricava tutto il benessere che le api ci possono dare con tutti i prodotti che loro creano e i servizi che loro creano. Prego, venite! È un tipo di menta. Baffo, baffo. Dino. Patrizia, Ivana. Incontriamo le api. Allora, quest'anno è speciale perché? Perché aiuta il loro benessere di vita. Vedete, questa e questa sono uguali, e qua ce ne sono due, e anche là ce n'è un'altra, tre. Adesso noi cosa facciamo? Entriamo dentro l'alveare, d'accordo? Quindi ci vuole la maschera, la tuta, i guanti, giusto? Voglio conoscerti, comunicare con te. Voi siete già più esperti degli apicoltori. Perché secondo voi devo usare la leva ed è tutto attaccato qua? Cos'è che attacca? Coprifavo. Che sostanza? La propolis. Che disinfetta e fa, diciamo, da mastice che chiude tutto. Che chiude tutto. È una resina che raccolgono. Allora, io alzo leggermente e mi presento. Sono Giuseppe Morosin, vengo a salutarvi e vengo a farti incontrare tutta sta gente qua. Ti hanno detto il loro nome prima. Loro mi sentono, sentono il mio profumo, i vostri odori, però al massimo vengono a vedere chi sono da vicino. Anche quando ci metto dentro le mani e che vado a spostare i favi, resteranno tranquille secondo voi? Certo. Vedi che tu sei nell'onda giusta di diventare apicoltore? Alzare la mano chi la vede in silenzio. Alzare la mano solo chi la vede. Ogni regina ha il suo colore, è come di noi, che sei quel biondo, che sei quel moro, che sei quella strisce. Tua testina rossa. Prese contropelo o non c'entra? Tutto fatto. Pet therapy. L'ape sta entrando in voi e vi aiuta con il suo spirito. Ascolta. Lo spirito dell'ape ha una forza immensa. Posso fare una domanda? Da uno morto lo fa diventare vivo. Oh. Cioè ha creato un contatto.
avete creato un contatto, bravissimo, io ho fatto 10 articoli sul contatto. Di 300 milioni di anni fa, da una madre bravissima, super selezionata, che abbia 73-74 anni, quindi che abbia 4 anni di vita, per loro, 4 anni di vita è il limite che vive una regina, vuol dire che non ha mai sciamato, vuol dire che è una regina molto adatta, e si tirano fuori le figlie, le larvette appena nate, si mettono su un bicchierino apposta, che è la cella reale, e lo si coltiva all'interno dell'allevamento che abbiamo dopo entrare. Perché tutte le api possono, tutte le larve potrebbero diventare api regine? Solo quelle femminili. Sì, ma adesso nel 2023 anche le femmine diventano uomini, non accettano queste cose. È un po' la moda vecchia. È la moda vecchia, bene, mi piace. Vedi che ti alza il culetto, sì. Perché dice alza il culetto, ti alza il culetto col pungiglione perché sente che tu lo stai avvicinando. Eccola la cella reale, la vedete? È questa la cella reale. Aspetta, ve la faccio vedere. Vedete che c'è un buchetto sotto la cella? Sotto la cella, che è questa? Quel buchetto vuol dire che la regina è uscita, è nata. Adesso la togliamo la cella, perché questa si è anche, ha finito la sua funzione. Vedete che ha il coperchietto aperto, addirittura c'è il coperchietto che c'era sopra la cella, sì, aperto. È quello che viene giù. È quello che viene giù. Fammi una foto, vedi, sul coperchietto. Vedete, questa è la covata femminile, invece dove nascono le operaie. Sì. È la regina appena nata, vabbè. La devi vedere da solo. La rossa. Non stava in massa vicino perché l'ho punta. È vergine, si dice, perché deve affrontare la fecondazione con i fuchi, con il maschio. E come si feconda? Si feconda in volo, su una bella giornata come questa. In volo. I fuchi fanno, sono dei clan, fanno anche 20 km di distanza, e sentono l'odore di questa regina che deve fecondarsi. Allora lei, prima però di fecondarsi, cosa fa? L'orientamento perfetto della sua casetta, fai le prove dei voli per tornare a casa giusta sulla sua casetta e mette in moto un orientamento perfetto. Dopo si avventura accompagnata dalle ancelle, fa il volo nuziale e vola alta, forte, veloce. I fuchi più resistenti la seguono e solo il fuco più forte riesce a fecondarla. Una volta, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Anche 8-9 fecondazioni. Possono essere 2-3 in un giorno. Avete capito? Ma sempre con lo stesso? No, con fuchi diversi. Ah, con fuchi. Che furba che ha sempre. Femminile. Femminile. Con fuchi diversi. E l'ultimo fuco, lei chiude tutto. E il fuco... Muore. Ma muore solo l'ultimo. C'è l'ultimo. Generalmente è l'ultimo. Conserva tutto lo sperma, il seme, dentro una sacca che si chiama spermateca. Lei per tutta la vita non uscirà più dall'alveare, userà quel seme per 3-4 anni, in questo caso la regina è 4 anni. Per una volta, esatto. E quel seme sarà avvolto a gruppi diversi, perché è di vari fuchi. Quindi le figlie che nascono sono o super sorelle, o sorelle, o mezze sorelle. E perché ognuna è il padre. Perché i padri sono diversi. Già con delle due mani sulle... Allora, acqua di sorgente, non acqua di rubinetto che bevevo altri. Il tocco finale è le vibrazioni che fanno le acque. Se voi chiudete gli occhi, vi mettete in voi stessi. Una volta tanto ne avete fermato, mettetevi in voi stessi con gli occhi chiusi e lasciate che le vibrazioni entrino nel vostro cervello. Sentirete un rilassamento completo.
che tendono in labbro sardo. Trovate l'esperienza. Ascoltare il ruggito. Api sound è un api terapia. Abbiamo bisogno di staccare. Ecco cosa serve la meditazione. Dire chi sono io, cosa sto facendo, dove sto andando. Che stanno facendo scena, teatro? Sono colonne, bravissima, ma rappresentano qualcosa di importantissimo rispetto a quello che avete visto finora. Cella, delle api. Cella. Bravissima. Sono due mezzi esagoni che noi, se li mettiamo assieme, vengono due, viene un esagono, giusto? E sono quanti triangoli equilateri perfetti? Sei triangoli equilateri perfetti. Quindi quando vengono qua facciamo geometria, facciamo anche un po' di esercitazioni varie. E dentro questo esagono cosa c'è di magico? Le erbe. Questo chi è? Hai visto? Il Pinocchio selvatico, è il mio grande amico. Adesso mi interrogo. Questa che pianta è? Manca il fiore. Guardatela. L'echinacea purpurea. Bellissima. Quello è rosmarino. Questa qua è la lavanda. Quella dietro è la? Di Crisio.